Gerico c'era un uomo molto ricco, faceva l'esattore delle tasse, ma era piccolo di statura. Tutti lo prendevano in giro e lo odiavano. Si chiamava Zaccheo. Zaccheo seppe che quel giorno a Gerico veniva Gesù e, sapendo che c'era un albero lì vicino dove avrebbe potuto nascondersi per non farsi vedere, decise di andarci e, mentre la gente stava attorno a Gesù, lui riesce a salire sull'albero e si nasconde per vedere come è fatto Gesù. Beh, mentre Gesù passa sotto l'albero, dice: Zaccheo, scendi subito perché oggi voglio fermarmi a casa tua. Subito Zaccheo scese e lo accolse pieno di gioia, mentre gli altri mormoravano: è andato a casa di un peccatore che si occupa di soldi e non ama nessuno. Ma Zaccheo spiegò a Gesù che non è vero quello che dicono gli altri, che lo dipingono come un somaro, perché lui aiutava le persone anche di nascosto e cercava di aiutarle in tutti i modi, e se aveva frodato qualcuno restituiva 4 volte tanto, e quindi non era come sembrava. E Gesù rispose: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Zaccheo, il Signore ama gente come te, è venuta a cercare gente come te che forse ha sbagliato ma poi ha rimediato.